La prestazione della squadra di oggi, soprattutto in fase difensiva? Ma in fase difensiva perfetta, abbiamo concesso alla squadra diciamo più forte del campionato, perché i numeri lo dicono, non solo i punti in classifica ma anche penso che sia il secondo miglior attacco, quindi una squadra che fa del contropiede la loro arma migliore. Siamo stati concentratissimi, attenti a non concedere mai contropiedi con Adriano e con Leo, sia il livello che Matteo in fase difensiva hanno ricoperto un ruolo importantissimo, hanno spinto un po' di meno, ma è anche vero che quando noi attaccavamo loro rimanevano alti con 3-4 giocatori, quindi era difficile insomma, cercare di andare sulle fasce. Merito a noi che siamo andati in vantaggio sulla prima occasione e merito poi nostro di non concedere più niente tranne un'occasione dopo il gol preso. Nel secondo tempo invece ho visto una squadra che si è chiusa e che forse potevamo sfruttare meglio qualche contropiede, qualche ripartenza. Però per il resto abbiamo fatto una partita veramente di alto livello, a livello di concentrazione e attenzione in fase difensiva siamo stati molto bravi. Che voglio dire? Hai parlato spesso con Crivelli, che è successo? No, c'era una situazione che ho detto a lui insomma di andare un po' più dentro quando Lollo si inseriva. Mi interessava un po' da parte di Roberto una copertura un po' alle spalle di Bracciano. Senti, quanto ci ha sofferto? Ma il Carpi, che di solito è una squadra che tiene poco il possesso palla, trovandosi in svantaggio, ha trovato una squadra come Frosinone che ha limitato le loro qualità. E le loro qualità sono quelle di abbassarsi, di difendersi con 8-9 giocatori e di ripartire velocissimi con gli attaccanti e con gli esterni. Quindi, dato che siamo andati in vantaggio, la partita è cambiata, erano loro che dovevano cercare di impostare e noi bravi a chiuderci e a cercare di ripartire. L'unica cosa dove potevamo fare meglio era mettere al sicuro il risultato in quel paio di occasioni di ripartenza che abbiamo avuto. Perché poi alla fine qualcuno è stato un po' egoista. Dalla panchina non vedevo bene. Comunque a questo punto mi sembra di capire, cioè, con l'iniziale ha sperato la strada, era un po' quello come avevi detto preparando la partita, era quello che ti auguravi. Sì, no, ma il Carpi l'ha provato fino alla fine, perché poi ha messo alla fine 4 attaccanti, quindi il problema era che i quattro attaccanti a volte rimanevano anche alti, quindi non, se a volte partiva un terzino e subito la difesa chiamava il centrocampista a fermarsi, quindi era quasi due tronconi, no? Nel senso che quando facciamo l'azione la facciamo con 4-5 giocatori e quando si subiva si difendeva in 5 e poi gli attaccanti che rientravano. Però non ricordo, insomma, soprattutto nel secondo tempo, occasioni pericolose da parte del... È stata quell'occasione equilibrata, no? È stata una partita equilibrata dove si è giocato molto a centrocampo, dove tutti hanno dato l'anima per ottenere questa vittoria che è importantissima, perché insomma, visti anche i risultati sotto, diciamo, manteniamo la posizione di classifica che avevamo prima di questa gara, abbiamo superato il Bologna e con la vittoria del Vicenza insomma, abbiamo mantenuto il distacco di un Mister, il solito discorso sulle percentuali, no? Siamo arrivati in settimana al 52% oggi. No, vabbè, le percentuali le hanno fatte una volta Daniel e Crivello, io non le faccio, io dico che cercare di recuperare energie perché oggi abbiamo speso molto e per vedere già da domani, dopodomani, insomma, di mettere in campo giocatori che non abbiano problemi fisici, quindi per cercare di mettere la formazione migliore per andarcela a giocare a terra. Vediamo, ripeto, le condizioni di alcuni giocatori. Anche se fai il turnover in questo momento non arrivi a 22, non ci arriviamo. Quindi qualcuno. Ma tanto Dionisi lo facevi in cosa. Sì, Dionisi ha preso la munizione che salterà la partita, bisogna vedere. Ripeto, vediamo tra domani e dopodomani le condizioni
di quelli che oggi hanno giocato 90 minuti, perché è stata comunque una partita dal caldo, l'intensità della gara è stata una partita dove i ragazzi hanno speso molto, domani e dopodomani si serviranno per vedere le condizioni di alcuni giocatori. Okay. Grazie.